conto del futuro, ma di un futuro non molto distante. È un racconto che potrebbe tradursi in realtà anche dopodomani. Tuttavia le sue origini, come per tutti i racconti del futuro, si sprofondano nella notte dei secoli e danno inizio quando il primo uomo ha alzato gli occhi al cielo per osservare le stelle ed ha cominciato a sognare di poterle raggiungere un giorno. Travel through space. Negli anni che seguirono la Second World War, two basic patterns began to influence the scienza delle comunicazioni interplanetarie. I razzi e i proiettili telecomandati divennero sempre più grandi. I generatori di energia atomica divennero sempre più piccoli, tanto da poter essere sistemati su un sommergibile ed infine su un razzo. A questo punto, per ordine personale del Presidente degli Stati Uniti, sorse una nuova organizzazione, la CIFC, Civil Interplanetary Flight Commission, vale a dire un comitato per la realizzazione dei voli interplanetari. E con fondi praticamente illimitati concessi con apposita votazione dalla Camera americana, detto comitato cominciò a svolgere i suoi compiti. Ricerche di nuovi materiali fusibili, altre ricerche di leghe metalliche non fusibili, per costruire razzi che non fossero sciolti in cera dalle loro esplosioni atomiche. Qualche volta furono commessi degli errori di calcolo e furono pagati con la perdita di preziose vite umane. But the work andò avanti. Esperimenti di navigazione interplanetaria. Di astrofisica, aerodinamica, finché in ultimo non rimase che un ostacolo, il più vecchio ostacolo che la storia dell'umanità ricordi, il fattore uomo. Riduci la velocità, non troppo in fretta. Senta un po', dottor Anderson, lei non ha... Adagio, rallenta, ancora. Insomma, dottore, questo è intollerabile. Dan, come ti senti? Dan, rispondimi.
Sì, che c'è? Eh? Ben, come ti senti? Stai bene? Sì, credo di sì. Devo essere svenuto. Adesso ti mando a prendere. Svetti, portatelo subito all'infermeria. Ma senta, dottore, non correva alcun serio pericolo? Vi sono paesi in cui si uccidono o storpiano deliberatamente degli uomini per fare esperimenti del genere. Ma finché sarò qua io non permetterò che si adotti lo stesso sistema. È un'insinuazione offensiva, quegli uomini sono volontari. È un bel guaio. Il commissario teneva moltissimo che questa prova fosse portata all'estremo per poterne discutere i risultati col professor Nordstrom. Bene, dicono al commissario e al professor Nordstrom. No, anzi, glielo dirò io stesso. Ufficio del commissario. Oh, buongiorno, generale. Sì, il professor Nordstrom è dal commissario. Va bene, riferirò. Oh, dottor Harrison, che cosa desidera? Voglio vedere il commissario. Mi dispiace, ecco, professor Nordstrom. Una copia di queste per il professor Nordstrom, per favore. Ho bisogno di vederla. Aspetti qualche minuto, Harrison. Non posso parlarle in questo momento. Non è necessario che parli, basta che ascolti. Do le dimissioni. Harrison, ma che diavolo le prende? Le ho già detto una volta che non avrei più sopportato di vedere impiegare come cavie degli esseri umani. Mio caro Harrison, da che mondo è mondo la conquista dell'ignoto ha sempre comportato rischi per i pionieri. E fortunatamente ci sono sempre degli uomini pronti a correre tali rischi. E lei lo sa meglio di me. La questione non è affatto questa. Non dobbiamo neanche prendere in considerazione l'impiego di piloti nel volo sperimentale. Non è né umano, né scientifico, né intelligente. Adesso basta. Riprenderemo questa discussione più tardi. Dio mio, com'è arrabbiato. Lascia passare. Tessera distintivo. Può mandare la mia roba in albergo. Un momento, dottore. Non può uscire di qua senza lasciar passare. Del Trans Global News, sono giù nella Hall. Per quel che mi riguarda ci può restare. Volevo solo sapere che cosa sta succedendo tra lei e il professor Nordstrom. Niente. Sì. Parla il Washington Globe. Vorremmo sapere dove possiamo trovare il professore Nordstrom. Se è uno scherzo non lo trovo divertente. Non ho mai conosciuto il professor Nordstrom e non ho alcun desiderio di conoscerlo. Il dottor Harrison? Sì, mi vuol parlare anche lei del professor Nordstrom, per caso? Sì, in un certo senso. Allora mi ascolti bene. A, non è qua. B, non so dove sia. C, non l'ho mai conosciuto. E D, non lo voglio conoscere. 3 dichiarazioni inesatte su 4. È una cattiva media per uno scienziato. Vede, sono io il professor Nordstrom. E sono felice di conoscerla. Davvero? Perché? Perché ho seguito i suoi studi con interesse e andiamo d'accordo su una questione che mi sta particolarmente a cuore. Ah, sì? Non ci arrivo. Beh, forse un po' più di intimità non guasterebbe. Lei dispiace se mi metto a sedere? No, s'accomodi. Well, the fact is, doctor... Ho assistito senza volerlo al suo scontro con il commissario stamani. E siccome ho perso un'ora per dirgli quello che lei gli ha detto con tanta maggiore efficacia in 2 minuti, io ho avuto il desiderio di conoscerla. Dunque lei pensa che abbiano torto di voler impiegare degli esseri umani? Sì che hanno torto. Per poter preparare degli uomini alle condizioni che troveranno negli spazi extraterrestri, bisogna conoscere queste condizioni, e questo è positivo. È quello che ho sempre sostenuto. Ma il problema di andare fin lassù per raccogliere dei dati precisi senza impiegare uomini sarà pressoché insolubile. Al contrario, io posso quasi asserire di averlo risolto. E con la sua collaborazione credo che potrò trasformare il mio quasi in un fatto indiscutibile. Attenzione, prego. Attenzione, prego. L'aereo numero 503 per Los Angeles partirà dalla pista numero 5 fra 15 minuti. Così ci potremo mettere al lavoro appena arriviamo, senza essere intralciati ad ogni passo da 1000 formalità e controlli. Sì, sono noiosi, ma quasi inevitabili quando si lavora un progetto segreto come immagino sia il suo. Ah, segretissimo. Eppure prima di diventare troppo vecchio voglio mettermi a fare un mestiere in cui non debba vuotare nella stufa ogni sera il cestino della carta stracica.
Non si può mai sapere che cosa salta fuori da un cestino. Non mi reciti anche le disposizioni di sicurezza, ragazzo mio. Come vuole. Dunque diceva che potremmo metterci al lavoro appena arrivati. Ah, è necessario. Ogni minuto è prezioso, perché dobbiamo perfezionare la mia invenzione avanti che il comitato sia pronto a far partire la prima astronave. E se noi... Ma guarda, ben trovato, professore. Non so se mi riconosce. Gilligan, redattore scientifico del Trans Global News. Lei deve scusarmi, signor Gilligan, ma ho visto tanti giornalisti qui a Washington. Tutti gli scienziati hanno la fama di essere distratti. Io sono allenato, non dimentico mai una faccia. Stavamo parlando di lavoro, Gilligan. È quello che immaginavo. Lei è Harrison, vero? Del Civil Interplanetary Flight Commission. Non rispondo. Beh, so che si è dimesso stamane. Per quale ragione, dottore? Non rispondo. Il fatto che loro siano insieme all'aeroporto ha qualcosa a che vedere con le divergenze che hanno avuto col commissario? Temo di non poter rispondere neanche a questo, perché non ci lascia tranquilli? No, avanti, dottore. Ma chi può dire che storia salterà fuori quando voi cervelloni vi riunite? Già, come quella che la sua agenzia diffuse senza permesso sull'esplosione della bomba H nel Pacifico o sui sommergibili a reazione. Senta, il suo mestiere è spaccare atomi. Il mio è quello di vendere giornali. Se lo zio Sam non sa mantenere i propri segreti, peggio per lui. E non ha importanza l'aiuto che lei può dare ai nostri potenziali nemici o a quanti dei nostri ciò potrebbe costare la vita. Basta, Ralph. E lei ascolti, signor Gilling. Ascolti lei me, professore. Non possono continuare a fare i misteriosi all'infinito. Prima o poi saranno costretti a parlare. Considerino la cosa da questo lato. La prospettiva di un viaggio nello spazio nell'immediato futuro appassiona ormai tutti gli Stati Uniti. Anni ed anni di ricerche, milioni e milioni dei contribuenti spesi per costruire questa prima astronave. Ed ora che è quasi pronta a decollare, cosa succede? Una delle maggiori menti scientifiche del mondo, cioè lei, si rivela in disaccordo sul come deve essere pilotata. Stavo per dirle, signor Gilling, che sono pronto a fare una dichiarazione. Non voglio dichiarazioni, voglio fatti. Non è un segreto a Washington che il disaccordo è sull'impiego o meno di uomini nel viaggio sperimentale. Quel che il popolo degli Stati Uniti esige di sapere è cosa lei propone di impiegare al loro posto. Se fossi pronto con i fatti che reclamava prima, glielo direi. Ma per adesso non lo sono. Tuttavia posso dirle questo. Fra 30 giorni da oggi a casa mia in California, il dottor Harrison e io diremo tutto, o almeno tutto quello che le circostanze ci permetteranno. Ci sarò, professore. E ci troverà i redattori scientifici di 11 altre agenzie. Ma come, dottore? Credevo che fosse un esclusivo, lo deve essere. Ma la gente degli Stati Uniti legge solo i comunicati della Trans Global News? Attenzione, prego. L'aereo numero 503 per Los Angeles è in partenza dalla pista numero 5. È il nostro, professore. Ah. Allora, arrivederci in California, signor Gilligan. Benone, benone. Aereo numero 503 è in partenza dalla pista numero 5. Hai fatto presto, cara. Conosco la strada. Questa è una mia invenzione, una combinazione di trasmettitori acustici e di cellule fotoelettriche. Coprire la chiave di questo sistema di luci ed impulsi sonori è praticamente impossibile. Ne ho un'intera serie intorno alla casa. Mi sembro orgoglioso come di un premio Nobel.
cara. Sono così contenta di rivederti. E amici, questo è il dottor Harrison, il mio nuovo collaboratore, mia figlia signora Robert, che regge questa casa con pugno di ferro. Cosa? Molto lieto. Onoratissimo. Nonno! Nonno, che bellezza, sei proprio arrivato il tempo. Vieni in casa, ho scoperto come funziona. Come sono contento, ti sento, vieni a vedere. C'è un ospite. Questo è il mio nipotino Brian, meglio conosciuto col nome di Grill. Si interessa alle mie invenzioni, forse anche troppo. Il dottor Harris, mio collaboratore. Come va, Brian? O posso chiamarti Grillo? Buongiorno, signore. Andiamo, nonno, viene a vedere Svelto. La prego di scusarmi, come vede una cosa o una. È suo nipote. Il padre del bimbo è morto in Corea 6 o 7 anni fa. Il bimbo è un demonio. Ma che cervello! Diventerà più celebre di suo nonno. Look, Graham, I told you I had it figured out. Only first I gotta make myself as tall as you are. Credevo di aver inventato un sistema di chiusura a tutta prova. E due sole persone al mondo, Carl e io, conoscevamo il segreto della combinazione. E come ci sei arrivato, giovanotto? Oh, logaritmi. Ah. Ma non sono mai sceso giù, ti assicuro. Mai senza di te, intendo. Ne sei sicuro, Grillo? Ti credo, Grillo. Venga, Ralph. Visto che è aperto, le farò vedere subito di cosa si tratta. Posso venire anch'io, nonno? No, mio caro, non puoi. Se non sbaglio, è l'ora di andare a scuola. Il nonno ha ragione, Grillo. Che ore sono? Sono le 8, 22 minuti e 35 secondi. Va bene, va bene. Giochetti, dappertutto giochetti. Allora, vogliamo scendere? Come vorrei essere giù con loro. Come vorrei sapere cosa fa il nonno. A cosa lavora? Perché non me lo dice? Credo sia una cosa troppo importante, Grillo. Lo sanno solo lui e Carl. E adesso anche quell'aria. Deve essere davvero un grande segreto se il nonno non me lo dice. Che cos'è? Ascolta. Che cos'è? Ma che cos'è? Proprio cambiare idea, nonno. Mi dispiace, Grillo. Sai quanto mi farebbe piacere portar giù anche te stasera, ma non è possibile. Ma perché? Certamente ne so più io sugli elettroni, eccetera, di tutti quei tali della stampa. Non chiamarli quei tali della stampa, Grillo. Sono dei distinti giornalisti scientifici che rappresentano le più importanti agenzie del mondo. Ti concedo questo. In fatto di elettroni ne sai forse più di loro. Ma allora perché? Beh, anche se hai la mente analitica e il coraggio di un vero scienziato, non hai che l'aspetto di quello che sei, un ragazzino di 11 anni. E temo che le persone che ho invitato qua stasera con tanta segretezza non riuscirebbero a capire la tua presenza fra loro. È per questo che sono costretto a spedirti a letto. Capisco, nonno. Buonanotte e grazie. Beh, allora questo non mi servirà più. Non c'è nessuna ragione che tu non senta quello che succede. Davvero? Grazie, nonno.
Entri pure. È peggio che entrare al Pentagono. Quando mi fa passare? Quando avrò controllato tutti i documenti e scritto tutti i numeri. Bene, entri. Va bene, entri pure. Grazie, amico. Buonasera. Come va? Il suo ritiro ha dei notevoli vantaggi, professore. Notevolissimo? È una sistemazione insuperabile per un laboratorio. Come è riuscito a scoprirlo? Questa vecchia cantina è stata la ragione per cui ho comprato la casa. È ideale sia per la sicurezza, sia per proteggere i nostri delicati strumenti dalle vibrazioni. Ora credo sia meglio cominciare. Vogliono accomodarsi? Le dispiace se siedo qua? No, la prego. Come loro sanno, signori, è convincimento mio come del dottor Harrison che armare la prima astronave sperimentale con esseri viventi sia un inutile e ingiustificato rischio di vite umane. Tutto il programma di ricerche condotte finora dalle forze armate e dal Civil Interplanetary Flight Commission è stato nei suoi limiti ben studiato ed eseguito, ma sono stati presi in considerazione solo i rischi ovvi e facilmente deducibili di ciò che noi chiamiamo spazio. Cosmici, mancanza di peso, e non può quindi darci alcuna difesa contro i rischi sconosciuti. Senza i risultati di effettive osservazioni e la raccolta di dati, nessun uomo potrà mai conoscere le condizioni esistenti al di là dell'atmosfera che circonda la Terra. Può solo cercare di indovinare, e per me la parola indovinare può mai andare d'accordo con la parola scienza. Lei dice che occorrono i risultati di osservazioni effettive, però si oppone a mandare degli uomini ad eseguirle. Non è in contraddizione con se stesso, professore? No, signor Gillikan. Come adesso lei potrà vedere. Un automa per sostituire l'uomo. Beh, dato che è una sua invenzione, professor Nostrom, io immagino che non sarà certo un fantoccio da baracconi. No, assolutamente. Per essere esatti, il termine automa è tutt'altro che preciso. Direi piuttosto un simulacro elettronico di uomo. Oh Gesù, oh santo cielo! Lei ci vuol forse dire che quell'ammasso di lamiere potrà pilotare un'astronave? Proprio così. Oh. E lei controlla quell'arnese per mezzo di una qualche specie di onda elettronica, non è vero? Allo stato attuale delle cose, sì. Beh, e come sa che quest'onda continuerà ad avere effetto al di là dell'atmosfera terrestre? Non lo so, ma ciò non ha molta importanza perché non avrò bisogno di usarla. Vede, signor Johnston, questo sistema di controllo non è che un espediente temporaneo per dar vita a Tobor durante il primo stadio del suo sviluppo.
Ma in seguito sarà guidato con un metodo del tutto differente. Ci vuol dare qualche schiarimento, professore? Vuol dire qualcosa di nuovo, qualcosa di cui non si è mai sentito parlare. Al contrario, signori, sono certo che ne hanno sentito parlare, e che immagino pochi di loro vi crederanno. ESP. Percezione extrasensoria. Ah, vuol dire qualcosa come trasmettere il pensiero per telepatia? Non è troppo lontano, signor Gilligan. Qua dentro, signori, c'è la parte più complessa e delicata di un meccanismo estremamente sensibile, quando la inserisco in circuito. Così. Ha l'aria d'essere vivo! Questa è un'illusione, mia cara, causata da luci riflesse nei tubi visivi. Eppure, in un certo senso, Tobor è vivo. Infatti, benché ci voglia ancora molto lavoro prima che sia completato, è già un essere sensibile. La sensibilità può essere sintetica, ma non di meno esiste. Condizione necessaria per accogliere tutte le esperienze a cui un equipaggio umano potrebbe essere sottoposto. Un essere sensibile? Vuol dire che quel coso può sentire? Beh, mi esprimerò in altri termini. Anche nel suo stato di incompiutezza, Tobor reagisce a stimoli emotivi. Yannicci, aiutami a fare un piccolo esperimento, per favore. Signori, li assicuro che non ci siamo messi d'accordo. Io chiederò semplicemente alla signora Roberts di avvicinarsi a Tobor con un sentimento di benevolenza, di pensare a lui con amicizia. Lo puoi fare, vero Yannicci? Cercherò. Bene, allora su, avanti. Non fare alcun gesto. Seguita a pensare a lui come a lui. Tiro l'aria gentile. Grazie, grazie agli amici. Può ottenere una reazione da qualche altra emozione? E da un estraneo? Diciamo da Johnston qua? Sì, credo che riuscirò ad accontentarla. Ma perché non fa lei l'esperimento, signor Gilligan? Lei pensa di poter riuscire a sentire in amicizia per Tobor? Sì, penso di sì. Sì, certo che posso. Benissimo. Allora si vuole alzare e staccare una di quelle asce dalla parete? Adesso, per favore, vada a mettersi dietro a Tobor. Seguiti a pensare a lui con inimicizia. Inimicizia mortale. Hanno visto, signori. Questa volta lo stimolo emotivo era il pericolo. La reazione paura, subito seguita da collera. Hanno assistito al ciclo completo di un istinto sintetico, l'istinto di conservazione. Vorrei fare una domanda, professore. Lei ha ripetutamente accennato al fatto che quell'automa... Tobor, signor Johnston. È meglio che usi il suo nome o potrebbe offenderci. Oh, scusi, ricomincerò allora. Perché lei seguita a dire che Tobor è ancora incompleto? Per la semplice ragione, signor Johnston, che non abbiamo messo a punto il suo sistema di comunicazione a distanza. Come loro sanno, signori, a ogni estremità di un tale sistema c'è una sorgente d'energia, un trasmettitore e un ricevitore. Qui c'è il nostro ricevitore, Tobor stesso. Quando si regola dal controllo diretto a quello infinito, è capace di ricevere impulsi mentali da una qualsivoglia distanza. È solo il trasmettitore che il dottor Harrison e io dobbiamo ancora perfezionare. Si potrebbe dare uno sguardo all'interno, professore? O è anche questo un segreto? Se Tobor non ha niente in contrario.
signori, credo di aver detto loro tutto quello che era possibile dire. Ma io ora che Tobor vada a letto. Devo veder Tobor. Assolutamente. Di giornalista, signor Gilligan. Le rinnovo semplicemente la richiesta di limitare il suo servizio ai fatti esposti dal professor Nostrom. Senta, dottore, io non vengo a dirle come fare il suo mestiere. Sì, lo capisco, signor Gilligan. Ma i suoi giornali non sono famosi per attenersi alla pura realtà. Un momento, prego. Vivete troppo fuori della vita. Fran, devo mettere la macchina in garage. Vuol venire a darmi una mano? Ma certo, con gran piacere.
Okay, they're all out. Very good. Devo trovare come funziona assolutamente. Quell'accidente. Ti rendi conto cosa ha fatto? È riuscito ad afferrare il fondamento dei controlli e a rimettere Tobor al suo posto in 5 minuti. Tu sei un tesoro. Ma è stato cattivo, molto cattivo. Va a dormire, Yanice. Ralph, Carl e io rimetteremo tutto in ordine. Buonanotte. Buonanotte, caro. Non capisco come abbia scoperto il funzionamento dei controlli. Sarebbe stato difficile con un regolo calcolatore. L'ho sempre detto che quel bimbo è un genio. 10, 11, 12, 13. Quante agenzie avevo invitato a mandare un rappresentante, professore? 12, come lei sa. Perché? Perché qui ci sono 13 sedie e stasera non ho tutte occupate. Del 50 e una berlina nera. È targata GY-33-26. That's the last number on the list, Sheriff. Professor Nordstrom's man was instructed to admit all newsmen showing a proper letter of accreditation. Unfortunately, the professor omitted to tell him just... Quante persone aspettava? La 13ª lettera era senza dubbio falsa. Senta, sceriffo, vuole comunicare il numero della targa alla Polizia Federale? No, non è necessario che mandi i suoi uomini. Abbiamo preso le nostre precauzioni e il professor Nordstrom assicura che sono sufficienti. Grazie di nuovo, sceriffo. Buonasera. 22 lauree e ho dimenticato di dire a Carl quant'erano le lettere. Non per nulla raccontano storielle sui professori distratti. E latte versato ormai. Ora sappiamo che c'è gente che si interessa un po' troppo a Tobor. Speriamo che le sue precauzioni riescano a tenerla lontana. Beh, questo glielo posso garantire. Vieni, Carl, controlliamo l'impianto. Giochetti. Tutto il tempo giochetti. Vorrei che mi spiegasse esattamente da chi o da cosa ci stiamo guardando. Abbiamo dato le reazioni necessarie per compiere una missione scientifica a Tobor. Pensi un po' a cosa accadrebbe se dei nostri nemici ne costruissero qualche migliaio con uno scopo distruttivo. Oh. Inorridisco a pensarci. Thank you.
niente di nuovo? Non hanno ancora messo nessuno di guardia. Ne sei sicuro? Sono già passati 4 giorni e non ho visto un'anima. Deve averla fatta franca. Può essere una trappola. Beh, che facciamo allora? Aspettiamo un'occasione? Sfortunatamente, amico mio, non abbiamo molto tempo. Gli alti funzionari del partito hanno fretta. Pensano che non appena Nordstrom avrà perfezionato il sistema di controllo, subentrerà il governo federale. E sarà molto più difficile per noi arrivarci. E allora? E allora entreremo nella casa. Ci siamo. Ho costruito un amplificatore telepatico che si applica dietro l'orecchio vicino ai centri nervosi del cervello. Convoglia qualsiasi impulso a questo regolatore col quale si possono aumentare o diminuire le vibrazioni. È comodo con un apparecchio per sordi. Benone, Ralph, benone. E questo è il trasmettitore a distanza. La sintonia si regola di qua. Ah, sì? Ah, magnifico. È tutto pronto, vuol cominciare? Penso tocchi a lei compiere le prove, Ralph. Questo nuovo sistema è opera sua. No, no, tocca a lei. Beh, come vuole. Io ho studiato una serie di esperimenti. Eccoli qui. Allora cominciamo. Avanti. Altro da fargli dire. Chi diavolo è? Grillo, che cosa ci fai qua giù? Ti ho sentito muovere, Topo. Posso venire solo a guardare? Mi sembra che tu ci sia di già. Beh, resta ormai. Vediamo come si adatta alla bussola sonora. La pioggia di meteoriti.
prego, non toccare il nonno! Dillo! Come stai, figliuolo? Non c'è frattura, è solo un bernoccolo. Su. Coraggio, Grillo. Ecco qua. Dannato Don Tobor! Non puoi fare attenzione! Calma, Grillo, Tobor non può farci male ora. Cosa gli sarà successo? Credo che Tobor abbia avuto quello che negli esseri umani si chiama un collasso nervoso. Quelle meteore gli venivano incontro così svelte che non ha resistito. Sì, credo anch'io. Penso che tutto quello che dobbiamo fare è difendere da sovraccarichi i ricevitori. Se ci riusciamo, forse l'ultimo ostacolo è superato. Cosa vuol fare adesso? Lo rimetto in moto. I ricevitori devono essersi raffreddati ormai. Vediamo se funziona ancora. Ora è passata, Tobor. La prossima volta stai attento a quello che fai. Ecco un altro degli istinti sintetici di Tobor. Amore dei giovani, conservazione della specie. E per dirla meno accademicamente, istinto paterno. Ti perdono, Tobor. Poco fa hai perso la testa. $2, signora. Grazie. Era un altro cliente. E ci vuole ancora molto? Tra una mezz'ora sarà tutto pronto. Benone. Devo andare a prendere il dottor Gustav. Quando ci muoviamo di qua? Non prima di mezzanotte. Forse più tardi. Dipende da quando spengono le luci. Funziona a meraviglia. Tutto è pronto, dottore. Io sono un uomo di scienza e non d'azione. È il suo dovere. Lei non deve fare altro che ispezionare e fotografare il lavoro del professor Nordstrom. Al resto penseremo noi. Paul, passa per primo. Max, tu seguici. Degli intrusi hanno superato la rete elettrica del lato nord. Degli intrusi hanno superato la rete elettrica del lato nord. Degli intrusi hanno superato la rete elettrica del lato nord. Degli intrusi hanno superato la rete elettrica del lato nord. La numero 6, Carl. Si dovrebbero vedere. Gli intrusi sono approssimativamente a 80 metri al nord della casa. Gli intrusi sono approssimativamente a 80 metri al nord della casa. È stupefacente come questo suo apparecchio di televisione trasmetta di notte senza luci. Non è televisione, è infravisione. Passa sulla numero 8, Carl. Gli intrusi si stanno avvicinando alla casa. 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 Adesso, professore? Avanti.
Sara? Nessuno. È soltanto la colonna sonora di un film di guerra, Iwo Jima, deserto di fuoco. Ci andiamo. Ci sono scappati. Se non mi spingeva Ranzi, io li fermavo. Duro quel Nordstrom, troppo duro per noi forse. Non deve esserlo. È inutile che ti ricordi che i nostri capi non tollereranno un altro insuccesso da parte tua né mia. Beh, che facciamo ora? Ci pensiamo, mio caro. O meglio, io ci penso. E credo di aver trovato. Visto che noi non possiamo entrare a vedere i segreti di Nordstrom, dobbiamo indurre lui ad uscire e a raccontarceli. Impresa difficile, mi sembra. Non è affatto detto. Ci deve essere un lato debole. Ma certo, Nordstrom adora il nipote. E il nipote adora... Che bellezza! Mamma! Ehi, mamma! Sta attento! Dovresti suonare il clacson agli incroci, Grillo. Oh, scusami, mamma, ma guarda, guarda qua. Ah, è magnifico. Che giorno è? Vediamo. È giovedì. E chi sarà il tuo amico? Beh, volevo invitare te, mamma, ma non so se capiresti molto di queste cose. No, penso di no. Beh, credo che allora inviterò il nonno. Vado a dirglielo subito. Bene, ora Tobor può mettersi in moto da solo quando si chiama. Dovrebbe imparare a pulire la casa e a guidare la macchina. Così potrei dedicare tutto il mio tempo a costruire giocattoli per lei. Eccolo finito. Un nuovo trasmettitore sistemato in una matita. È un lavoro magnifico, Carlo. Ma per cosa? Per far degli scherzi da scolaretto agli importantissimi personaggi a cui mostrerà Tobor stasera. Giochetti. Scusi se la disturbo, professore, ma le volevo ricordare che ha un appuntamento con Grillo per il planetario. Ah, ma dove ho la testa in questi giorni? Gad, where are you, boy? È ora di andare. Vengo subito, nonno! Non fate tardi, e i tuoi grandi personaggi saranno qui alle 7 precise, ricordi? Ma sì, cara, saremo a casa un'ora prima, te lo prometto. Oh, eccoti qua, giovanotto. Andiamo, in marcia, su, coraggio.
dove sono tutti gli altri? Probabilmente sono già dentro. Svelto, nonno. Senti, nonno, ci deve essere qualcosa che non va. Tu credi? È il giorno buono. Sì, giovanotto. È il giorno buono per noi, se non le dispiace. Deve essere successo qualcosa. So che papà non è mai puntuale, ma non può essere un'ora in ritardo proprio stasera. Sarà rimasto senza benzina o qualcosa del genere. No, non è così. Non cerchi di illudermi. Oh, Ralph, ho paura. Sì, calmi, ora telefono allo sceriffo. Sono già qua. Telefonerò dal laboratorio. Dica loro che il professore non può tardare. Su, non faccio quel viso. Mi farò forza. Buonasera, generale. Buonasera. Buonasera, signore. Buonasera. Come sta? Bene. Caro ammiraglio. Signora. No, no, non stai bene. Sì, sto bene. E tu, caro? Io sto benone. Si è ripreso del tutto, professore. Sono in piena conoscenza, se è quello che vuol dire. È quindi in grado di comprendere la sua posizione? Perfettamente, glielo assicuro. Forse non perfettamente come crede. Naturalmente, da uomo intelligente, si è reso conto che è stato portato qui per parlare. Ma può non aver previsto cosa succederà se rifiuta. Mi dispiace, ma dovrebbe alzare un po' la voce. Dico che può non aver previsto cosa succederà se rifiuta di parlare. Qualcosa di molto spiacevole, direi. A giudicare dal suo aspetto e da quello dei suoi amici. Già, molto spiacente. Ma per chi? Questo è il punto. Non dirglielo, nonno, ti prego, non dirglielo. Sta zitto, moccioso. Non attirarti guai, Grillo. Sono nelle sue mani. Immagino che voglia le formule del mio metodo di trasmissione extrasensoriale. Benissimo. Devo dirle a lei, devo scriverle o cosa? L'avverto che non avrà la possibilità di prenderci in giro, professore. Dovrà riferire le sue scoperte a un collega che è competente quasi quanto lei. Buonasera, signore. Mi spiace di non potermi alzare per salutarla. Buonasera, professore. La prego di scusarmi. Mi sono accorto solo da pochi giorni che sto diventando un po' sordo. Il mio apparecchio, per favore. Me lo metta sulla testa, dietro l'orecchio, prego. Così va meglio. Dunque, signori, ho paura che il solo fatto che Tobor sia capace di dirigere una complicata astronave attraverso gli spazi interplanetari sia altamente discutibile. Per non parlare poi della sua capacità di reagire a tutte le situazioni di emergenza di un tale viaggio. Non saprei, dopotutto abbiamo usato piloti automatici sui normali aerei e sui razzi dalla metà della Seconda Guerra Mondiale. E che ne pensa, senatore? Beh, tutto quel che posso dire è che il motto d'uno dei più grandi stati dell'Unione è dimostramelo, ed è quello che deve fare il professor Nordstrom. Non posso essere d'accordo con lei, ammiraglio. I piloti automatici sono una cosa, l'intelligente manovra di un'astronave che costa $1 miliardo un'altra. Sì? Sì, capisco. Grazie, sceriffo. Ma avverta se c'è qualcosa. Un momento, prego, signori. È inutile tentare ancora di nasconderlo. Mi riferisco all'assenza del professor Nordstrom.
Confesso che non sappiamo dove sia. È uscito presto con il nipote per andare a vedere un film scientifico al Planetarium di Los Angeles. Alle 5:30 dovevano essere a casa. Ha telefonato ora allo sceriffo. Non ha notizie del professor Nordstrom e del bimbo e non ne hanno la polizia di Los Angeles né la federale. E non c'era alcun film scientifico al Planetarium oggi. Beh, non possiamo fare qualcosa invece di stare qui ad aspettare. Già. Temo che non ci sia altro da fare. Ma cosa sarà successo? Non capisco. Adesso lei mi capisce questi principi? Devono essere ridotti in forma pratica. Se potessi gettare giù le equazioni basilari, guadagneremo molto tempo. Esatto, dottore. Assolutamente. Benissimo, Paul, sciogli le mani. Stia bene attento, dottore, a non compiere alcun gesto sconsiderato. Carta e matita. Nonno, non lo fare! Per favore, non dirlo! Sta fermo, Grillo, non cercare di alzarti. Vuol cominciare? Certamente. Appena potrò scrivere. Un'altra matita. Ne ho una qui in tasca. Abbiamo 6 macchine in tutto. Assegneremo un settore a ognuna. Cosa succede? Cosa c'è? Stiti. Cifra non può essere esatta. Ah, chiedo scusa, è una svista. Questa è la terza svista che fa Nordstrom. Mi deve scusare, sto cercando di ricordare una formula molto complicata e non ho i miei appunti. Posso sempre rinfrescare la sua memoria con mezzi artificiali. Senta.
toglietegli la camicia. Bene, professore, ma è solo una premessa. Ora facciamo il gran passo, eh? Sì, ma prima non sarà meglio riguardare tutti i dati per essere sicuri? Professore, si è dimenticato che io ero presente quando disse che non aveva ancora perfezionato il trasmettitore a lunga distanza per Tobor. Può darsi che abbia risolto il problema così presto? Fretta anche. Adesso ho perso la pazienza. Ci darà le informazioni richieste immediatamente. Max! Aspetti, aspetti! No, 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 no! Via! Avete vinto! L'onda trasmittente è stata interrotta. E non possiamo fare niente. Non lo so. C'è una possibilità. Se Grillo e il professore sono vicini, forse potranno raggiungerlo con un impulso telepatico diretto. Tobor, mi puoi sentire? Ti prego, Tobor, vieni a liberarci. Guardate! Sì che coopera. E
dicendo, signor commissario, proprio quando suonò il telefono, che lei dubitava che Tobor fosse capace di reagire a situazioni di emergenza? Devo confessarlo, ma ritiro la mia osservazione. Ah, Tobor, sei meraviglioso.